per aver partecipato così numerosi a questo penultimo incontro della Scuola di Etica e Politica dedicata a Giacomo Olivi, organizzata dall'Associazione Culturale Telecitofono. Volevo fare un piccolo test: quanti di voi sono venuti ai precedenti incontri? Bene, quindi tutti gli altri sono qua per Marco Travaglio. Perché volevo appunto assincerarmi di questa cosa. Tra l'altro, quando viene Marco, non si sente, adesso mi sentite? Grazie, grazie. Va bene, si vede che hai a che fare con la televisione più di me alla fine, però volevo dire. No, no. Lo mettono qua, sì. Ah, è vero, hai ragione, hai ragione. In televisione lo mettono qua, quello piccolino, quindi non hanno quello. Adesso si sente? A parte il fatto che non è detto che si debba sentire tutto, prima. Secondo, è l'ultima volta che viene Marco, perché a parte piove sempre quando viene lui, l'anno scorso uguale. Facciamo gli incontri, se non c'è lui non viene nessuno, quindi dall'anno prossimo la Scuola di Etica e Politica non avrà Marco Travaglio in programma. Questo intanto. Dopodiché volevo ricordare l'appuntamento con Gherardo Colombo il 3 luglio presso l'Arena Estiva, e possiamo iniziare l'incontro. Io ovviamente, come diciamo, Marco Travaglio, non ha bisogno di presentazioni, e dico questa cosa perché questa cosa la dicono tutti quelli che non hanno voglia di fare presentazioni come me adesso in questo momento, no, anche perché diciamo una frase. Come ti chiama Grillo? Ti vuole chiamare come ministro della giustizia? Lasciamo perdere. No, allora ti lascio subito il microfono, però qui appunto lasciamo perdere questa cosa, anche se, voglio dire, a me piacerebbe averti come ministro della giustizia, a me no. A tu no, a te no, vabbè. Quindi, Marco Travaglio. Ma io vi ringrazio. Io vi ringrazio per questo invito, per questa partecipazione, nonostante il tempo. E magari più che parlare del libro, magari faccio poi qualche accenno alla fine, ma devo cercare di spiegare qual è un po' la ragione per cui perseguitiamo i lettori con una serie piuttosto numerosa di libri che si ricollegano sempre alle storie personali delle nostre classi dirigenti, piuttosto che sugli aspetti programmatici o ideologici, perché quest'ultima campagna elettorale, ce la ricordiamo perché è appena passata, lo ha dimostrato. Quando si parla dei programmi si va poco lontano, nel senso che i programmi a leggerli sembrano tutti belli, poi uno può condividere o meno qualche particolare, però comunque insomma, i programmi li stimano bene, sono pieni di promesse allettanti, di prospettive abbastanza appassionanti, sempre ottimistiche, quasi mai c'è copertura finanziaria, quasi mai cioè scrivono nero su bianco dove prenderanno i soldi per fare tutte le cose che promettono di fare, però ogni volta ci si casca, tant'è che anche in questa campagna elettorale ne abbiamo visto, sebbene a distanza, i duelli tra i due candidati e poi gli altri, i quali ciascuno veniva esaminato sulla base del programma che aveva presentato e poi si facevano i confronti. Personalmente penso che tutto ciò lascia assolutamente il tempo che trova, nel senso che se negli ultimi 15 anni chi è andato al governo, e stiamo parlando di 15 anni assolutamente equilibrati, perché ci sono andati due volte per ciascuno, il centrodestra e il centrosinistra, e ci sono rimasti entrambi per circa 7 anni e mezzo.
se avessero realizzato un decimo delle cose che avevano promesso nelle loro campagne elettorali, noi non avremmo la monnezza per le strade di Napoli, non avremmo l'Italia picco, non avremmo il problema di pagare 70 miliardi di euro all'anno di interessi sul debito pubblico, non avremmo il buco dell'INPS, non avremmo il problema delle tasse, non avremmo almeno in queste proporzioni il problema della criminalità nostrana e di importazione, e avremmo fatto qualche passo avanti in più nella lotta alla mafia, alla camorra, alla 'ndrangheta, e non avremmo la gente che viene ammazzata per le strade o nei bar come nel Sud America di una volta, e invece nemmeno lo 0,% dei programmi mai stato realizzato, e spesso si va a cercare le cause nei posti sbagliati, e cioè si va a cercare le cause per esempio nel fatto che c'è troppa burocrazia, oppure che bisogna fare le riforme istituzionali per liberare le mani ai governi che sono impediti nel loro agire, bisogna eliminare dei controlli perché altrimenti troppi controlli impediscono il decisionismo di chi sta al governo. Ci sembra di risolverli così i problemi, cioè facendo altre leggi, facendo altre riforme, e poi ogni volta ci rendiamo conto che il problema non è quello. Se c'è la monnezza per le strade di Napoli non è perché ci sono troppi controlli, è perché ci sono troppi vincoli, è perché il problema della monnezza a Napoli è stato affrontato fin dal primo giorno, cioè da 15 anni fa, quando è nata l'emergenza, con criteri di emergenza, cioè è stato affrontato come se con l'ordinaria amministrazione, con il rispetto delle regole, non si potesse portare via l'immondizia, bisognasse cominciare a derogare alle regole. Infatti si è creato un commissariato che esautorava il potere politico, deresponsabilizzava quelli che erano stati eletti anche per risolvere il problema della monnezza. Siamo passati da un commissario straordinario all'altro, tutti con poteri straordinari, tutti agivano in deroga alle leggi, il risultato della monnezza è sempre lì. Adesso fanno un decreto nel quale stabiliscono che per la Campania le sostanze che in tutto il resto d'Italia e in tutto il resto d'Europa sono pericolose, per la Campania non lo sono, e che quindi in discarica potrà andare a finire roba che non può andare a finire in discarica in tutte le altre 19 regioni d'Italia e in tutto il resto d'Europa. Questa è la ragione delle perplessità che ha l'Europa su questo decreto, e dato che i magistrati rompono, perché poi quando scoprono i reati ambientali agiscono, allora i magistrati non possono più fare i sequestri preventivi delle discariche, e poi il magistrato di Santa Maria Capua Vetere piuttosto che quello di Caserta, piuttosto che quello di tutte le altre province della Campania che scoprissero dei reati non possono più agire, devono mandare tutto a un procuratore speciale per la monnezza nominato dal governo, che ha fatto dire al costituzionalista Stefano Rodotà su Repubblica che per la prima volta il governo si sceglie i giudici che lo devono controllare. Questo naturalmente è incostituzionale, cioè ancora una volta si ritiene che il problema sia nel fatto che ci sono le regole, non nel fatto che non ci sono mai rispettate le regole esistenti, perché se si fossero rispettate le regole esistenti la monnezza sarebbe stata raccolta nei cassonetti, sarebbe stata trattata, sarebbe stato separato l'umido dal secco, si sarebbe iniziata la differenziata, si sarebbero destinate le varie tipologie di monnezza trattata o nelle discariche o nel riciclaggio o negli inceneritori o nel compostaggio o nella sistemazione morfologica delle aree e delle cave, e non avremmo la spazzatura per strada. È proprio l'eccezionalità e la deroga alle regole che ha prodotto l'emergenza, e adesso si pensa di risolvere l'emergenza derogando ancora una volta a qualche regola in più rispetto a quelle a cui già si derogava prima, addirittura stabilendo per decreto che ciò che è velenoso non è più velenoso, ma solo per la Campania, non per il resto d'Italia o dell'Europa.
e noi andiamo sempre alla ricerca di soluzioni diverse rispetto a quella normale, naturale, che è quella che applicano tutti i paesi. Ci sono delle regole che si rispettano. Se non si rispettano regole, nascono i problemi. Noi abbiamo degli enormi problemi, nessuno dei quali nuovo, sono tutti problemi vecchi quelli che ha l'Italia, e prodigiosamente il sistema delle informazioni, invece di rendere chiaro e lampante ai cittadini quali sono le ragioni per cui noi ci trasciniamo dietro da decenni gli stessi problemi, illumina addirittura delle cause che non sono le cause vere, sono delle cause false oppure sono degli effetti. Per cui quando si tenta di risolvere le cose, le si risolve sempre agendo sugli effetti o sulle false cause, e mai sulle vere cause, e quindi i problemi continuano a riprodursi. È un'eterna peperonata che ritorna continuamente, come dicono a Roma, si ripropone. Noi non abbiamo mai risolto il caso all'Italia, ma sono 15 anni che era l'Italia cola a picco, e noi continuiamo a pagarla, a ripagarla, a comprarla, a ricomprarla. Dall'Italia si è fumata 15 miliardi di euro in questi 15 anni, pari al crack Parmalat. L'abbiamo pagati noi naturalmente quei 15 miliardi di euro. Ora che avevamo trovato qualcuno, ovviamente francese, che era in grado di risolvere finalmente il problema levando le zampe dei partiti dall'Italia, perché il cancro dell'Italia si chiama partiti, l'hanno messa in fuga chi? Berlusconi, i sindacati, che hanno collaborato anch'essi allo sfascio dell'Italia, adesso stanno cercando di farla fallire. Per difendere i posti di lavoro riusciranno a ottenere lo sterminio di tutti i posti di lavoro. E noi siamo andati avanti a rifinanziare come se il problema dell'Italia fosse che era sottocapitalizzato, che gli mancavano i soldi, no? Perdeva più di quello che rendeva. In un paese che in questi 15 anni ha visto aumentare ogni anno a dismisura il numero di quelli che volano in aereo. Sembra incredibile. Se aumentano i passeggeri, come fa ad aggravarsi la crisi della compagnia di bandiera monopolista, di fatto, o quasi, del mercato italiano? Sarà un problema? Beh, forse se uno va a vedere come è stata gestita, da chi è stata gestita, ci si rende conto che far gestire dai politici dall'Italia è un suicidio assoluto, andrebbe fatta gestire da manager che rispondono soltanto di criteri di mercato e che vengono giudicati dai risultati, non dalla fedeltà a questo o a quello. Invece di solito il dirigente, del direttore e l'amministratore delegato dell'Italia è noto per essere un uomo di Fini, un uomo di Casini, un uomo di Prodi, un uomo di D'Alema, un uomo di questo, un uomo di quello, ma non sono particolarmente noti per le loro performance manageriali. Si è passato anche Cimoli, che dopo aver devastato le Ferrovie dello Stato fu premiato e mandato dall'Italia, e ogni volta che fa un buco gli danno anche una super liquidazione, perché i buchi meritano un premio, un riconoscimento in Italia. Tanto paghiamo noi. Noi continuiamo a non risolvere i problemi perché non incidiamo mai sulle cause. Questa è la ragione per cui l'informazione è il primo problema in Italia. Più grave dell'Italia, più grave della monnezza, più grave di quelli che non arrivano alla fine del mese. Perché se non riesci nemmeno a capire perché non arrivi alla fine del mese, o attribuisci il fatto che non arrivi alla fine del mese a ragioni sbagliate, continuerai a non arrivare alla fine del mese perché nessuno agirà sulle cause che portano te e tanti altri a non arrivare alla fine del mese. Quindi il problema dell'informazione è il primo problema. Perché? Perché è quello che oscura tutti gli altri, confonde le idee su tutti gli altri, impedisce di vedere le ragioni di tutti gli altri. Le ragioni di tutti gli altri sono molto semplici, ma un paese che ha una classe dirigente che non rispetta nemmeno le regole che fa. Se voi prendete tutti i problemi dei quali parlano i giornali e che prima ho riassunto, ma ne ho dimenticati tantissimi, vedrete che andando a scavare in fondo hanno tutti lo stesso comune denominatore. Nascono tutti dal mancato rispetto delle regole da parte delle classi dirigenti, cioè da parte di coloro che le regole le fanno o le ispirano o le suggeriscono, e quindi come minimo, visto che le fanno loro, dovrebbero poi applicarle. Penso quindi che il fattore umano, cioè descrivere personalmente le facce, le storie, i conflitti di interessi delle nostre classi dirigenti, sia il modo migliore per capire
da dove nascono i nostri problemi e quindi anche per capire come si potrebbe fare e cominciare a risolverli. Questa è la ragione per cui abbiamo fatto questo libro in fretta e furia quando è stato sciolto il Parlamento, perché quando sciolgono il Parlamento è sempre una buona notizia, ma poi purtroppo ne viene eletto uno nuovo e quindi segue immediatamente la cattiva notizia e bisogna andare a vedere chi ci va nel Parlamento nuovo, perché non è detto che siamo condannati ad avere un Parlamento peggiore dell'altro. È quello che è accaduto negli ultimi anni, ma non è che sia una condanna, si potrebbe anche qui sì, cambiando qualche regola elettorale e soprattutto cambiando qualche regola nel mondo dell'informazione, mandarci qualcosa di meglio in Parlamento. In fondo ci sono anche aziende che funzionano in Italia, segno che c'è anche qualcuno che sa come si risolvono i problemi. Quelli di solito dal Parlamento sono banditi, però con un sistema diverso di formazione e di selezione delle classi dirigenti potrebbe persino capitare che qualcuno di quelli che sanno risolvere i problemi vada in Parlamento. Noi invece i problemi li affrontiamo sempre in maniera approssimativa e soprattutto in maniera ideologica, per cui si continua a pensare che la soluzione di un problema sia di destra o di sinistra. In realtà sono parole che purtroppo non hanno più nessun senso, non hanno più nessun significato e che servono semplicemente a buttare un po' di fumo negli occhi alla gente. Se uno pensa che il problema in Italia sia per esempio quello di debellare la criminalità organizzata, non combatterla, debellarla, perché si parla sempre di fare la lotta alla mafia, ma nessuno parla mai di sconfiggere la mafia, si dice sempre che bisogna combatterla, però sono circa 150 anni che la combattiamo. Forse sarebbe il caso di dire che bisogna anche vincere a un certo punto, oppure perdere, arrendersi. Cioè non si può fare una guerra di 150 anni dicendo che bisogna continuare a farla, no? Bisogna vincere. Bisogna vincere. Se uno pensa che il problema nostro è che bisogna vincere, magari poi quando si vince si mettono anche le mani sugli enormi patrimoni che le mafie accumulano e che sono una delle ragioni per cui abbiamo un terzo dell'economia al nero, per cui abbiamo un sacco di evasione fiscale, un sacco di evasione contributiva, tutto collegato, e abbiamo un sacco di capitali fuori sui quali nessuno paga le tasse. Se pensiamo che questo è un grosso problema e che risolto quel problema non sarebbe male per tutti, per la convenienza e non per la morale, per la convenienza delle persone, e allora uno va a vedere chi è che dovrebbe vincere la battaglia contro la mafia, si imbatte in alcuni personaggi che francamente sono poco idonei, nel senso che sarebbe anche ridicolo chiederglielo di fare la lotta alla mafia e di vincerla, perché la lotta alla mafia la può fare soltanto chi non ha rapporti con la mafia. Sì. Mi vergogno della banalità di queste affermazioni, che immagino farà ridere tutti. Certo, uno che è d'accordo con la mafia come fa a fare la lotta alla mafia? Ecco, questo è proprio uno dei nostri problemi, che noi affidiamo la lotta alla mafia a gente che spesso è d'accordo con la mafia, oppure chiede voti alla mafia, oppure chiede assunzioni, oppure chiede favori, oppure dà appalti. Ieri ci siamo occupati ad anno zero di Casati Principe, ci sono alcuni politici legati ai clan, ci sono alcuni politici tranquillamente amici di questi fratelli Orsi, uno dei quali è stato ucciso perché parlava troppo e l'altro è a rischio, si chiamano Landolfi, Cosentino, uno di AN, uno di Forza Italia. Landolfi è quello che faceva le pulci a Enzo Biagi come presidente della commissione di vigilanza, ogni trasmissione denunciava la vergognosa televisione criminosa eccetera, poi imprallazzava a Mondragone con quegli ambienti. Se fosse stato così attento nelle sue frequentazioni a Mondragone come era attento all'uso criminoso della televisione di Biagi, probabilmente a quest'ora non avremo la situazione che abbiamo, che Saviano ha descritto in Gomorra. Ma si tratta semplicemente di capire che non è una questione morale. Poi c'è anche la questione etica, infatti questa è una scuola di etica e politica, perché una politica che rispetta l'etica conviene a tutti, ma non conviene a tutti per ragioni morali o moralistiche, conviene a tutti per ragioni proprio economiche, sostanziali. È questo che non si riesce a far capire.
Ecco perché le storie di coloro che devono risolvere i problemi sono importanti, perché se uno conosce la biografia di chi deve risolvere il problema mafia, poi lo capisce se quello è in grado di risolverlo oppure no. Siamo un paese infestato di scandali finanziari, siamo un paese infestato di conflitti di interessi delle banche, eccetera, eccetera. Ci può essere il più bel programma elettorale del mondo in materia, ci può essere il nuovo Robin Hood al Ministero delle Finanze, Tremonti, sapete che adesso il suo ultimo travestimento è Robin Hood. Come si fa era nella blocca? Mi risulta che è sempre stato il commercialista delle grandi imprese, quindi come faccia a essere Robin Hood, ma comunque in ogni caso ci beviamo qualsiasi cosa, perché c'è già gente che si beve Robin Hood Tremonti. Ma voglio dire, se uno manda in Parlamento Ciarrapico, che ha due condanne per bancarotta, la guerra ai crimini finanziari è già finita, nel senso che non è nemmeno cominciata e non comincerà mai, ma mi pare che Ciarrapico, con tutte le bancarotte che ha fatto, possa mettersi a fare la guerra ai bancarottieri. È cannibalismo. Allora, quando uno vede la storia delle persone, molto più importante che non il programma. Dopo aver copiato il programma, aver fatto scrivere il programma da Guido Rossi, copiato da Kennedy, da De Gaulle, da chi vuoi, ma se poi porti Ciarrapico che ha 5 condanne definitive, di cui 2 per bancarotta e 1 per truffa, ed è inseguito dal fisco che gli chiede indietro 1,5 milioni di euro che ha dimenticato di pagare, e che vive fittiziamente, risiede fittiziamente in una baracca fuori Roma, vicino alle fotografie dei suoi giornali, dove l'ufficiale giudiziario tenta da anni di pignorare qualcosa ma trova sempre una sedia sfondata e un tavolo. In rappresentanza dei creditori del vecchio Banco Ambrosiano, lo inseguono da 30 anni per avere quello che lui ha portato via. Se uno manda in Parlamento uno così e poi sente anche dire dalla sinistra ideologica che il problema è che Ciarrapico è fascista, ma fascista è il suo lato migliore, purtroppo. Il problema è che è un fattore inquinante per la politica e per l'economia. Questo vale per tutti i problemi che noi abbiamo. Ci si meraviglia perché la gente a Chiaiano non si fida. Il sottosegretario ieri ha detto: ma noi lì metteremo solo rifiuti solidi urbani, e quelli non ci credono. Ci credono, poi leggono le intercettazioni dello staff di Bertolaso che soltanto un anno fa faceva finta di non vedere quello che facevano gli imprenditori del nord, la famosa FIBE in Pregilo, e i tecnici e funzionari del Ministero dell'Ambiente e della Protezione Civile dell'Alto Commissariato, che riempivano le discariche di materiale non trattato, creando ettolite di percolato che a un certo punto tracimava, si parlava addirittura di un vaio imminente. E loro risolvevano il problema buttandoci la sabbia quando rischiava di tracimare il percolato, pure spruzzandoci della calce viva con degli aromi, perché la roba puzzava troppo. E c'era un carabiniere che girava per le discariche, perché faceva parte del nucleo che doveva controllare le discariche presso la Protezione Civile, e che purtroppo aveva un olfatto perfetto, una vista molto aguzza, e mandava rapporti dove diceva: qui è tutto illegale, qui lo Stato smaltisce illegalmente i rifiuti esattamente come la camorra. E allora hanno sciolto il nucleo dei carabinieri presso la Protezione Civile, onde evitare che questo rompicoglioni continuasse a mandare questi rapporti. Si era fatto addirittura l'idea che si dovessero rispettare le regole. E allora lui che cosa faceva? Dato che l'avevano tolto di lì, usava le ore libere per andare con la macchina fotografica e il taccuino a fare dei rapporti, così a tempo perso, per hobby. E questi dicevano: ma non ce ne eravamo levati dai coglioni, questo continua a mandare rapporti, dice che li manda anche fuori servizio, ma che cazzo è questo qua? Questi erano i rappresentanti dello Stato
e violando tutte le regole dello Stato si meravigliavano del fatto che esistesse anche un carabinieri, cioè uno che rappresenta evidentemente un altro Stato, che noi non sappiamo quale sia quello delle regole. Poi diciamo qui sversano di tutto, questa è un'oasi naturale, dovrebbero arrivare soltanto materiali trattati. Come possono quelli che chiariano fidarsi quando gli dicono adesso basta, adesso si fa tutto secondo i crismi e le regole, quando nel decreto c'è scritto che i veleni non sono più veleni, quando c'è scritto che i magistrati si trovano a discarica abusiva non la possono più sequestrare, quando c'è scritto che non si può neanche avvicinarsi alle discariche perché sono zona militare ed è un attentato alla sicurezza nazionale se uno fa una manifestazione o mette il naso, e uno dice ma perché fanno queste tre, e i magistrati non possono più indagare ma devono riferirsi tutti a quello scelto dal governo. Messe insieme queste quattro norme, dice ma perché le fanno se vogliono fare le cose regolarmente? Se poi colui che dovrebbe garantire che ora d'ora in avanti si rispettano le regole è ventolato, non è un omonimo, è lo stesso che due anni fa era già commissario e capo della protezione civile e se ne infischiava di quello che gli arrivava dal carabiniere rompicazzi, e beh voi vi rendete conto del perché la gente non si fida. Perché non si possono fare risolvere i problemi da coloro che li hanno creati, è molto semplice, come chiedere a Tarzi di risolvere il problema della parola, non ci crederebbe nessuno, infatti l'ho chiamato Bondi, l'altro omonimo, un ministro, cioè il Bondi buono, Bondi sano di mente, diciamo. A nessuno verrebbe in mente di affidare un problema a la risoluzione di un problema a colui che lo ha creato. Se voi andate a Napoli vi rendete conto che il ciclo dei rifiuti continua a essere affidato alla FIPE, che ha due processi in corso e ha avuto addirittura la disdetta del contratto, tanto che non si trova con chi sostituirla. Chi contesta faceva il furbo ieri sera, diceva non la vogliono sostituire, non si trova, vorrebbero andarsene. Nessuno vuole sostituire la FIPE perché non si sa ancora di chi è l'inceneritore di Acerra, cioè se è dello Stato o se è della FIPE. Soprattutto non si sa bene ancora se lo Stato confermerà o revocherà il CIP 6, cioè quella rapina a mano armata che viene fatta da 15 anni agli italiani sulla bolletta dell'Ener, dove c'è scritto contributi per le energie rinnovabili e qualche furbastro amico dei petrolieri ci ha aggiunto. E assimilabili per far rientrare gli inceneritori che non sono un business, sono in perdita, soltanto con i soldi dello Stato qualcuno mette in piedi un inceneritore che lo gestisce. Questa è la partita, stanno affidando agli stessi che hanno creato emergenza rifiuti la risoluzione dell'emergenza rifiuti e poi si meravigliano se la gente non si fida. È esattamente come affidare alla Camorra la risoluzione del problema della Camorra. È quello che stanno facendo peraltro, ma non, infatti la Camorra non ha particolari problemi, entra nei bar, ammazza la gente, escono tranquillamente. Se uno poi va a vedere un altro tipo, io parlo di conflitti di interessi che ancora non c'entrano niente con la televisione, perché ogni volta che si parla di conflitti di interessi uno pensa Berlusconi e Emilio Fede, no? E non ci si rende conto che all'ombra di quell'enorme conflitto di interessi, che non è Emilio Fede ovviamente, è Mediaset, è Endemol che vende i programmi alla RAI, è la RAI, dei partiti, è la banca, Mediolanum, è l'assicurazione, è il cinema, è il calcio, è i giornali, è la casa editrice. Credo ci siano anche tre radio, un paio di portali internet. Ma non è solo quello il conflitto di interessi, all'opera di quel conflitto di interessi ne sono sorti in questi anni a funghi, come funghi di ogni genere e tipo, e dato che quello non viene risolto non vengono risolti neanche gli altri, perché Ubi Maio, se si facesse una legge sul conflitto di interessi sparirebbero tutti i conflitti di interessi, non soltanto quello, ma dato che lui non vuole che si risolva il suo non si risolvono neanche gli altri. E uno dice vabbè chi se ne frega del conflitto di interessi, io non arrivo alla fine del mese, c'entra molto il conflitto di interessi col fatto che la gente non arriva alla fine del mese, c'entra molto perché da noi le opere pubbliche costano circa il 40% in più che nel resto d'Europa perché ci sono i conflitti di interessi, le spese bancarie costano molto di più che nel resto d'Europa perché ci sono i monopoli, i conflitti di interessi.
e soprattutto abbiamo una criminalità impressionante che deriva dal fatto che ci sono i conflitti di interessi. Conflitto di interessi giudiziario, i tanti parlamentari che noi abbiamo raccontato anche in questo libro, come nelle precedenti legislature, in altri due libri, onorevoli Wanted e prima ancora La Repubblica delle Banane, il tentativo disperato di far capire che se continuano a entrare in Parlamento pregiudicati o prescritti o imputati o indagati, sarà difficile che quelli la prima cosa che fanno sia far funzionare la giustizia, perché se la giustizia funzionasse sarebbero rovinati, anzi non sarebbero proprio lì, sarebbero in galera ovviamente. Quindi affidare la risoluzione della lentezza dei processi a persone che hanno processi e che sperano che siano i più lenti possibili, perché altrimenti vengono condannate prima della prescrizione, è abbastanza suicida. Non è una questione morale, non è che non sta bene mandare in Parlamento imputati, indagati e pregiudicati, è semplicemente che almeno per chi non è imputato, indagato o pregiudicato, l'interesse primario è quello che i processi siano rapidi. Se uno non commette reati, al massimo ne subisce. Quindi se uno potenzialmente o realmente subisce reati, ha come primo e unico interesse nei confronti della giustizia quello che la giustizia assicuri immediata o rapida punizione ai colpevoli e risarcimento alle vittime, se uno è vittima potenziale o reale. Se uno è delinquente, capisco che abbia una prospettiva diametralmente opposta, cioè il suo interesse è quello di tirare il più a lungo possibile, perché in Italia, unico paese al mondo, la prescrizione continua a decorrere anche dopo la condanna, dopo il rinvio a giudizio, dopo la condanna di primo grado, dopo la condanna d'appello, e può capitare che uno condannato in primo grado e condannato in appello la faccia franca per prescrizione il giorno prima che la sentenza di Cassazione confermi la sua condanna. È talmente banale quello che sto dicendo che lo capiscono tutti. Perché tanti processi vanno in prescrizione? 150.000 all'anno. Calcolando che ogni processo ha una media di 2-3 imputati, vuol dire che abbiamo 300-400.000 persone che ogni anno la fanno franca, pur essendo colpevoli, grazie alla prescrizione del loro reato. Guardate che la prescrizione non vuol dire assoluzione, prescrizione si dà ai colpevoli, assoluzione si dà agli innocenti, sono due cose diverse. Ci conviene un paese dove rinunciamo a punire dalle 3 alle 400.000 persone all'anno? Dubito. Non è questione morale, è proprio la questione che non c'è la sanzione. E se non c'è la sanzione, questo è un incoraggiamento a delinquere, quindi questo è un fenomeno criminogeno, la prescrizione così come disegnata in Italia. E in più l'incentivo a tirare in lungo, cioè ad aggiungere cavilli e menate varie per allungare il brodo del processo più a lungo ancora di quanto il processo già naturalmente non vada. Cosa diversa sarebbe se la prescrizione si fermasse al momento del rinvio a giudizio. È ovvio che lo Stato non può inseguire i ladri che hanno rubato una macchina nel 1950, tanto perché è probabile che siano morti. In secondo luogo perché non hai più nessun interesse a perseguire un furto d'auto avvenuto 60 anni fa, quando ci sono un sacco di furti d'auto più urgenti da perseguire oggi. Quindi è evidente che dopo un certo numero di anni il reato va in prescrizione. Ma se poi lo prendi a un certo punto quello che ha commesso un reato e lo rinvia a giudizio, beh, da quel momento soltanto il deficiente farebbe decorrere la prescrizione, perché vuol dire affidare all'individuo sospettato le chiavi del suo processo. Se fai il bravo riesco a condannarti, se tiri in lungo e ti prendi un avvocato cavilloso io non riesco a condannarti, quindi praticamente è l'imputato che sceglie se farsi condannare o meno. Affidare all'imputato la scelta se farsi condannare o meno è abbastanza suicida, perché o trovi un autolesionista sadomasochista oppure è difficile che scelga di farsi condannare aiutandoti a fargli il processo rapido, soprattutto in un paese dove i codici offrono una gamma inesauribile di cavilli, e ricorrerà a tutti i cavilli, magari nomina anche un avvocato parlamentare che, avendo molto da fare in Parlamento, fa saltare le udienze.
se poi gli va proprio di culo eleggono anche lui direttamente il parlamentare e dicono lui un avvocato. Se la prescrizione si interrompe al momento del rinvio a giudizio, tu sai che se sei innocente hai tutto da guadagnare a un processo rapido. Se sei colpevole non hai niente da perdere da un processo rapido, nel senso che o quest'anno o fra 20 anni tanto ti condannano, se non c'è più l'aspettativa della prescrizione. Allora perché devi pagarti l'avvocato per 20 anni quando puoi pagarlo per un anno soltanto? Costa. Se la prospettiva è la prescrizione lo paghi, ma se la prospettiva è la condanna comunque, perché devi pagare i 20 anni di parcelle quando puoi pagare soltanto un anno? Anzi, di solito se sei colpevole e sai che ti condannano, parteggi in modo da ottenere lo sconto di pena, così lo Stato non ti fa il processo e non vai a intasare la giustizia. Infatti nei paesi anglosassoni, dove c'è un minimo di raziocinio, il 90-95% dei processi non si fanno. La gente si dichiara colpevole e patteggia. Da noi non patteggia nessuno, perché è soltanto un idiota patteggiare per un paese come questo. Basta aspettare, arriva la prescrizione, perché devi concordare una pena. È scemo. Quindi il processo si autoblocca a causa di una serie di fattori che sono derivati esclusivamente dal sistema della prescrizione che noi abbiamo. Quindi lo capisce anche un bambino che andrebbe bloccata la prescrizione al momento del rinvio del giudizio, e i processi, senza spendere una lira, automaticamente o sparirebbero, perché tutti correrebbero a patteggiare non avendo più l'aspettativa della prescrizione, oppure si accorcerebbero per quei pochi che vogliono ancora andare a dibattimento, perché tanto che senso ha cavillare quando comunque la sentenza arriva. Domanda: può il nostro Parlamento adottare una norma di normale buonsenso come quella che vi ho detto? Assolutamente no. Voi non avete idea di quanta gente sta lì dentro grazie al fatto che ha avuto la prescrizione. Uno è senatore a vita, si chiama Andreotti. E hanno dato la prescrizione per il reato di associazione a delinquere, è il prescritto più grave della storia repubblicana. Perché? Perché si è dimostrato che era mafioso soltanto fino al 1980 e il processo è durato più di 22 anni e mezzo. Nel 2004, rispetto al 1980, erano passati 22 anni e mezzo, che erano il termine massimo di prescrizione, concedendogli le attenuanti generiche, perché era incensurato, non era mai riusciti a prenderlo prima, quindi era ancora incensurato, quindi ha avuto le attenuanti generiche, quindi il tempo di prescrizione anche per un reato così grave è scattato dopo 22 anni, e quindi Andreotti è stato prescritto. Questa è la ragione per cui Andreotti sta in Senato, se non starebbe in galera insieme a Bruno Contrario, che invece era complice della mafia fino ad anni più recenti, cioè fino al 93, quindi si è fatto in tempo fortunatamente a condannarlo e a metterlo dentro. Infatti appena entrato già lo vogliono far uscire, ci sono lamentele, piagnistei vari per dargli la grazia, uno che lavorava per lo Stato ma collaborava con la mafia, avvertendo i capi mafia di stare attenti perché stavano andandoli ad arrestare. Infatti non se ne arrestava mai nessuno quando c'era lui, perché li avvertiva prima. Ha fatto scappare Rina nel 1980, ha fatto scappare un sacco di capi mafia, e in galera per quello, è contrario. Questo vi spiega anche perché c'è questa mobilitazione generale per farlo uscire, perché se parla, più sta in galera più c'è il rischio che parli, dato che non era un isolato, non era uno che prendeva l'iniziativa di avvertire i mafiosi, evidentemente c'era chi lo incoraggiava a farlo. E beh, se parla contrada è un po' come se parlava Orsi, quindi ogni giorno che passa dentro c'è il rischio che apra bocca, e quindi è meglio tirarlo fuori subito. E quindi è partita la campagna, vedrete che nel giro di pochi mesi lo manderanno a casa. Ma voi non avete idea di quanti parlamentari sono lì grazie alla prescrizione. Berlusconi è un record, ne ha avute 7 prescrizioni. Quando dice mi hanno sempre assolto, mai. Punto. 2 assoluzioni per insufficienza di prove e 7 prescrizioni più un'amnistia. Cioè che fossi innocente non si è mai accertato. Mai. D'Alema,
caduto una prescrizione per una tangente pagata da un imprenditore malavitoso vicino alla Sacra Corona Unita. Tantissimi hanno prescrizioni, poi ci sono quelli che non le hanno ancora avute ma sperano tanto di averle. Hanno processi in corso, quindi devono farli durare il più possibile. Se gli va bene, bene, altrimenti si fa un altro indulto. Previti è stato sfortunato perché, nonostante che fosse riuscito a far durare il suo processo, dunque il processo, l'indagine Previti inizia sulla corruzione dei giudici di Roma, inizia nel 95, la sentenza definitiva è arrivata nel 2006, cioè è arrivata 11 anni dopo, finito dentro per 3 giorni, poi sarebbe fatta una legge preventiva in quel caso, per cui chi ha 70 anni o più non va più in galera, lui aveva appena compiuto 70 anni, è stato un regalo di compleanno più di una legge, quindi è uscito, però è andato ai domiciliari e lì avrebbe dovuto rimanere per 7 anni e mezzo. Cioè c'è ancora qualche processo che purtroppo non va in prescrizione, nel qual caso si provvede con l'indulto. Quanto gli serve a Previti per uscire anche dagli arresti domiciliari? 3 anni. Bene, indulto di 3 anni. Risultato, per far uscire Previti hanno fatto uscire altri 40.000 delinquenti, così non si capiva che era fatto per lui, no? Hanno confuso un po' le acque, diciamo, uscire tanti così non si nota che è fatto per lui. Il risultato qual è? L'emergenza criminalità, ci mancherebbe altro. Ti metti sul mercato criminale 40.000 criminali oltre a quelli che già ci sono e non deve esplodere l'emergenza criminalità. E cosa devono fare questi una volta usciti? Scusate, che mestiere volete che facciano? Oltretutto fanno gli indulti a costo zero, non investono nemmeno una lira per reintegrarli, cosa devono fare? Morire di fame? Fanno quello che sanno fare. Dice, ma erano forse innocenti? No, l'indulto vale solo per i colpevoli sicuri, perché l'indulto non vale per quelli che stanno in custodia cautelare, che non si sa ancora se sono colpevoli o innocenti, vale solo per i condannati definitivi. I 3 anni te li tolgono dalla condanna definitiva, se non ce l'hai da dove te li tolgono? Quindi hanno messo fuori solo quelli sicuramente colpevoli, e per lo più, salvo eccezioni, sono tornati a delinquere. Anche Mastella ha detto, ma sono pochi. Se la recidiva è bassa, no? È basso il numero di quelli che sei riuscito a riprendere, di quelli che avevi messo fuori. In un paese dove il 90% dei reati rimane impunito, se già il 28%, che questo è il dato, degli indultati è tornato dentro, vuol dire che tutti gli indultati hanno ricominciato a delinquere, perché se sei già riuscito a prendere inefficiente come lo Stato italiano il 28%, figuriamoci quelli che non sei riuscito a prendere. Emergenza, indulto, Previti, indulto, emergenza criminalità, pacchetto sicurezza. È proprio una trafila automatica, non bisogna perdersi nemmeno un anello della catena. In cima c'è Previti, con i furbetti del quartierino, anche di sinistra, che è un consorte, no? Anche loro da salvare, il banchiere Geronzi, c'era un bel po' di gente. Previti e altri, indulto, emergenza criminalità, un po' di tabaccai assassinati, un po' di vecchiette massacrate in botte, un po' di donne stuprate, eccetera, eccetera, un po' di gente truffata, rapinatori, cose, pacchetto sicurezza. Comincia il centro-sinistra, pacchetto sicurezza, Amato manda forze di polizia straordinarie sul territorio per inseguire tutti quelli che avevano appena fatto uscire con l'indulto. Se non li facevano uscire non c'era neanche bisogno di inseguirli, tra l'altro. Altra mossa geniale. Dopodiché, poi il pacchetto non sono riusciti a farlo perché è cascato il governo, arriva il governo Berlusconi, arriva il pacchetto sicurezza. Del resto hanno fatto tutta la campagna elettorale sulla sicurezza e quindi hanno voluto mantenere la promessa. Naturalmente la promessa che hanno fatto è una promessa di quelle che non si possono mantenere nell'attuale sistema, nel senso che, come al solito, cercano di risolvere il problema senza incidere minimamente sulle cause, perché le cause sono loro.
cioè la causa dell'emergenza sicurezza, si chiama Berlusconi e questa classe politica. Non è che l'emergenza sicurezza sia un'invenzione. Io quando sento il ridere alle persone che hanno paura, non bisogna ridere in faccia alle persone che hanno paura, perché le persone hanno paura mica perché se lo sognano la notte, hanno paura perché ci sono ottimi motivi per averne. Poi uno può discutere se la percezione dell'insicurezza sia superiore alla realtà dell'insicurezza, quello è sicuro. Ma se hai appena messo fuori 40.000 delinquenti, uno apre il giornale e scopre che ce ne sono 40.000 fuori più di prima e percepisce un'insicurezza superiore, anche se non incontra. Perché come fai a riconoscerti? Quindi questo modo di legiferare semina insicurezza, semina xenofobia. Se tu metti fuori un sacco di delinquenti di immigrazione, la gente ricomincerà a guardare gli immigrati con un occhio diverso rispetto a come li guardava prima. Che dice, chi mi dice che non sia uno di quelli lì, magari riverniciato con un altro nome, con un'altra nazionalità, eccetera. Quindi, dato che sono quelli che ci ricascano più facilmente perché hanno minori alternative rispetto a quelle di delinquere, la gente ricomincia a guardarli male e quindi ondate di xenofobia, forcaiolismo, richieste di misure spicce, di maniere spicce. Questo è il risultato di questo modo di fare politica. Dopodiché arriva il cavaliere travestito da Castigliamatti, travestito da Tolleranza Zero, dice adesso risolviamo noi. Risolviamo noi come? Dando serietà al sistema penale repressivo, ripristinando i controlli di legalità, tutto, ma come fa? A quattro processi. In questo momento, mentre noi parliamo, sta incontrando il Papa, credo, a quattro processi. Oggi avrebbe dovuto presentarsi in udienza a Napoli per uno dei quattro, ha fissato l'udienza dal Papa, quindi ha un ottimo motivo per non andarci. Si divide tra la Santa Sede e le aule di tribunale. Tanto passa anche da Palazzo Chigi. Può uno così ripristinare la sicurezza e l'ordine pubblico? Assolutamente no, lo può dire a delle televisioni, quindi lo può fare anche credere, a dei giornali completamente appecoronati e quindi può farlo credere anche a quelli che leggono, ma non lo potrà mai risolvere il problema. Perché? Perché il problema non si risolve come lui ci racconta che si può risolverlo. Il problema della sicurezza si risolve dando efficienza e serietà a tutto il sistema giudiziario e penale, non soltanto ai giudici che si occupano dei reati di strada. Perché la legge è uguale per tutti, quindi o funziona per tutti o non funziona per nessuno. Non è che puoi dire no, ma vediamo, per certi reati ci mettiamo d'accordo, per certi altri no. La legge o funziona per tutti o non funziona per nessuno. La legge è uguale per tutti, l'impunità è uguale per tutti. Si possono scavare per 15 anni giganteschi cunicoli sotto le carceri e sotto i tribunali per far scappare Previti e Pattegani delle sue dimensioni e poi meravigliarsi se da quei cunicoli scappano anche i topi piccoli. Ci mancherebbe altro, hai fatto scappare la Pattegana, adesso beccati anche i topi piccoli. Non vuoi più che scappino i topi piccoli? Chiudi il cunicolo, ma non uscirà nemmeno più la Pattegana, sembra evidente. C'è niente da fare, la Costituzione è fatta così, infatti ce l'hanno a morte con la Costituzione. Non possono sopportarla la Costituzione, perché? Perché stabilisce questo principio, che la tolleranza zero se la vuoi la puoi fare, l'importante è che la fai per tutti. Se la fai solo per qualcuno non funziona, ti vai a sbattere contro la Costituzione, ormai anche contro le normative europee. La sicurezza è questa. La tragedia è che mentre prima c'erano due modelli di pensiero e di azione a proposito della sicurezza e a proposito della giustizia, oggi ce n'è solo più uno, quello di Berlusconi. Nel senso che l'opposizione, questa roba che chiamiamo opposizione così per pietà, per carità di patria, chiamiamo Veltroni, il capo dell'opposizione, sono i
diversamente concordi, come diciamo. Questi fantasmi, gli ectoplasmi, hanno adottato la stessa identica impostazione berlusconiana, credendo che così facendo recupereranno i voti che hanno regalato alla Lega e a Forza Italia. In realtà il leghista non lo recuperi facendo tu il leghista, perché il leghista comunque lo fa meglio Bossi, è anche più credibile di Veltroni, cioè, come leghista, contatta lui. Il leghista lo recuperi se riesci a spiegargli e il suo problema di insicurezza deriva principalmente dalla politica che i suoi rappresentanti, soprattutto gli alleati dei suoi rappresentanti, hanno fatto in questi 15 anni. Se voi pensate che a Roma Alemanno è stato eletto sindaco, è vero che aveva contro Rutelli, quindi diciamo che viene più facile quando uno ha contro Rutelli, però non bastava forse nemmeno Rutelli a far vincere uno come Alemanno in una città come Roma. Hanno dovuto prendere uno stupro, spalmarlo su tutta la campagna elettorale del ballottaggio e far credere alla gente che lo stupro era a causa del lassismo della sinistra, mentre adesso appunto arriva il castigamanti che metterà gli stupratori in riga. Peccato che il castigamanti, cioè Alemanno, non più tardi di 3 anni fa, abbia votato insieme a Forza Italia, AN, Lega Nord e UDC una legge che si chiama Cirielli, anzi ex Cirielli, perché Cirielli di AN, che l'aveva scritta, si vergogna all'idea di dare il suo nome a una legge che gli hanno cambiato in corsa, perché ci hanno infilato dentro, lui ha fatto una legge più dura per i recidivi, gli hanno infilato dentro, sì, ma per gli incensurati la prescrizione è dimezzata. Perché? Perché Previti e Berlusconi erano ancora incensurati, sembra incredibile, ma è così. E quindi bisognava dimezzargli la prescrizione. Cirielli ha detto non chiamatela più col mio nome, non si è trovato nessuno che volesse darle il suo. E quindi l'hanno chiamata ex Cirielli, la più Cirielli. È una legge talmente vergognosa che dopo 15 anni che si allungavano legislativamente i tempi dei processi, ha dimezzato i tempi della prescrizione. Non solo per i reati di Previti, per tutti i reati. Per esempio lo stupro, la violenza sessuale, prima si prescriveva in 22 anni e mezzo. Con la ex Cirielli, 12 anni, che partono dal momento dello stupro, non dal momento in cui inizia il processo, ovviamente. Quindi tu, dal momento dello stupro, parte un conto alla rovescia che scatta inevitabilmente e immancabilmente dopo 12 anni. Se sei arrivato in quei 12 anni a fare le indagini, a scoprire che è stato, a fare le perizie e le cose, l'udienza preliminare, il rinvio a giudizio, il primo grado, l'appello e la Cassazione, bene, quello andrà in galera perché le pene per la violenza sessuale non sono basse. Quello finirà dentro. Se invece non sei riuscito a fare il processo in 12 anni, peggio per te e peggio per gli stuprati, per le stuprate, e meglio per lo stupratore, che se ne uscirà con la prescrizione, magari va anche in televisione a raccontare che l'hanno assolto, tanto ormai si può dire di tutto, e poi naturalmente ricomincerà la sua attività, anzi quando ha scoperto che conviene, e non si rischia niente, perché non riprovarci, no? Bene, questa bella legge l'ha votata quello che è stato eletto in quanto è passato mediaticamente come il castigamati, mentre Rutelli era l'amico degli stupratori. Ma Rutelli gli ha tanti difetti, per la carità, non sto qui a enumerarli perché li conoscete tutti, però quella legge lì non l'ha mica votata. Aveva votata la destra legge e ordine, la legge che tra l'altro aiuta anche gli stupratori a farla franca, e raccontando queste cose ai leghisti che si riesce a conquistarli,
e poi subito dopo proponendogli che cosa si intende fare per dare serie risposte alle paure e alle insicurezze delle persone, non ridendo oppure dicendogli dobbiamo risolvere i problemi del terzo mondo. Perché uno che ha ogni giorno sotto casa il drogato con la siringa che lo minaccia, o quello che gli piscia sul portone, o la prostituta col pappone che finiscono il turno, a lui dei problemi del terzo mondo in quel momento gli viene frega fino a un certo punto, vorrebbe sapere come viene risolto il suo di problemi. Di solito è un appartenente ai ceti popolari che si ritrova faccia a faccia con gli ultimi. Perché? Perché lui è un penultimo. Mentre se fosse un signore non vivrebbe in quei quartieri e quindi non si imbatterebbe tutti i giorni in quello che ha la siringa o che gli piscia sullo stipite della porta, perché avrebbe magari anche la scorta o la vigilanza che gli allontana. Ecco, questo è la tragedia vera nostra. E oggi c'è un pensiero unico, convinto che inseguendo Berlusconi, principale artefice della emergenza sicurezza, sulla sua strada si recupereranno i voti. In realtà non si recupera un voto, se ne perdono ancora di più, e in più non si risolve neanche il problema della sicurezza. Se vi manca qualche passaggio, basta che guardiate che cosa sta succedendo intorno al reato di immigrazione clandestina, che ormai è una specie di barzelletta a livello europeo, ridono tutti. Perché noi da 20 giorni parliamo del reato di immigrazione clandestina, che è stato promesso dal centrodestra in campagna elettorale. Hanno fatto un disegno di legge pensando di scrivere il reato di clandestinità e non l'hanno scritto. Loro sono convinti che ci sia nel disegno di legge il reato di clandestinità, non c'è, ma non se ne sono accorti. Scrivono le leggi coi piedi o con altri organi ancora meno nobili del corpo umano, e quindi credono di averlo inserito, tutti convinti, tutti convinti. Poi vi dico perché non c'è. A questo punto inizia il dibattito ideologico, naturalmente, e viene il Vaticano, dice no, vergogna, il reato di clandestinità, impietoso, eccetera. E viene il centrodestra, no, ma no, invece il clandestino sbattiamo fuori, porta i balla, seconda di come parla. Sinistra estrema, no, vergogna, il razzismo, eccetera, l'immigrato è buono per definizione. Questi sono i dibattiti che noi facciamo sulle leggi, sono così: l'immigrato per la sinistra radicale è buono per definizione, poi appena tocca terra in Italia si rovina, lo roviniamo noi. In realtà l'immigrato è esattamente come l'italiano, come il finlandese, c'è il delinquente, c'è la persona per bene, non è che è buono per natura. Ultima posizione, il Partito Democratico, a cui non dispiace il decreto, pagatamente però. E però si raccomandano, salvate le badanti. Questo è detto, salvare le badanti, perché sono tanto utili, se no poi pannolini al nonno li cambiano tutti, no? Grazie a mano. Queste sono le posizioni sul campo. Salvare le badanti. I badanti non si sa, io mi sto domandando da giorni se uno è badante ma è maschio, per dire, cambia qualcosa? Mistero. Comunque queste sono le forze in campo. Qualcuno dice anche le cose, perché c'ha la filippina, ovviamente, mica vogliono servire il tavolo da sé. E farsi il letto, sono pesanti. Nessuno va a vedere che cosa c'è scritto nel disegno di legge, perché se andassero a vedere scoprirebbero che stanno parlando di una cosa che non esiste, non c'è, non è previsto nel disegno di legge, l'hanno scritto proprio il reato di clandestinità. Hanno previsto una cosa diversa, che è il reato di ingresso illegale nel territorio italiano. Ingresso illegale vuol dire che non puoi entrare. Ma quando è che commetti il reato? Quando entri, non quando stai. È fondamentale. Il reato è l'ingresso, non è la permanenza.
Uno dice, ma se uno c'è, vuol dire che è entrato. Bravo! Piccolo problema, quando è entrato? È tutto lì. Perché il reato lo stabilisco oggi e vale da oggi in poi. Non è che posso dire a qualcuno quando sei entrato un anno fa, beh adesso è reato, adesso è reato, ma un anno fa non lo era. La legge penale sostanziale non può essere retroattiva, non può stabilire ex post che un comportamento precedente è reato perché tu hai deciso dopo che è stato commesso. Eh no, questo non funziona. Quindi che cosa devi fare per dimostrare che uno è entrato illegalmente in Italia? Lo devi prendere mentre entra. Mentre scavalca la frontiera, se arriva per terra, o mentre poggia piede a Lampedusa, se arriva per mare. Se lo prendi 5 minuti dopo nelle vicinanze del confine, è fatta. Sei fregato e lui è a posto. E gli dici lei cosa fa qua nelle vicinanze, lei è appena sbarcato, quello dice no, sono qua da 2 anni, tu puoi dire che non ci credi e lui ti dirà bene, dimostrami che non è vero, certo che nessuno ha il bollino di entrata, automaticamente quello è salvo. Anche quelli che entreranno dopo potranno fare tranquillamente finta di essere qui da prima, quindi è una cosa che non serve a niente se no a processare coloro che vengono sfigatissimi, poveretti, presi proprio nell'istante in cui entrano. Domanda, ma perché quelli che vengono presi nell'istante in cui entrano tu li dovresti arrestare, mantenere in carcere fino a che gli fai il processo, spendere l'ira di Dio per l'interprete, l'avvocato d'ufficio, il poliziotto, il pubblico ministero, il giudice di primo grado, il procuratore generale di corte d'appello, i 3 giudici di corte d'appello, il procuratore generale di Cassazione e i 5 giudici di Cassazione. Sei scemo. Ma se lo prendi proprio alla fortuna di prenderlo mentre sbarca, respingilo alla frontiera. Basta un poliziotto, basta un doganiere. Se lei dove va? Lei non può, se ne vada. Lo respinge alla frontiera. Che bisogno c'è di fargli 3 gradi di giudizio che durano 8-9 anni, che di solito si prescrive tutto, e se comunque non si prescrive, quanto gli puoi dare? La pena massima è 4 anni, la pena minima è 6 mesi, c'è l'arresto obbligatorio, quindi bisogna arrestarli obbligatoriamente e processarli per direttissima. La direttissima poi è sempre intasata da reati più gravi, quindi si rinvia. Gli fai fare 2 notti in guardina, aumentando a dismisura la popolazione carceraria che già è al limite, perché è vero che restano solo 2 giorni, ma se prendi migliaia e migliaia di persone e le tieni 2 giorni, quelle per quei 2 giorni ti fanno aumentare esponenzialmente il numero di